13 settembre 1598. Muore Filippo II, re di Spagna e Portogallo. Primogenito di Carlo V d'Asburgo e Isabella di Portogallo, ricevette un'educazione religiosa particolarmente severa. I suoi 40 anni di regno costituirono l'apogeo della potenza spagnola per estensione e influenza. Fece costruire un magnifico palazzo e l'Escorial, incoraggiò le arti, in particolare la letteratura. Ma il Siglo d'Oro fu anche caratterizzato da una dura repressione delle minoranze di ebrei ed arabi, condotta in nome dei rigidi principi della Controriforma. La pace di Cateau-Cambrésis, firmata nell'aprile 1559, consentì a Filippo II di affrontare il problema del Mediterraneo. Su richiesta di Papa Pio V, allestì una flotta che, al comando di Alvaro de Baron e di Don Giovanni d'Austria, suo fratellastro, sbaragliò a Lepanto la flotta turca. Nei Paesi Bassi, intanto, la rivolta contro il cattolicesimo intransigente sfociava in un'insurrezione, al termine della quale le sette province protestanti dei Paesi Bassi diedero vita a una repubblica indipendente. Nel 1588 ancora un rovescio, l'invincibile armada, allestita per distruggere la potenza navale inglese responsabile di continui attacchi di pirateria, venne annientata dalle tempeste e dalla superiorità tattica del grande condottiero Francis Drake. Nelle lotte politico-religiose che travagliarono l'Europa, tentò più volte di ottenere il trono di Francia per sua figlia Isabella, ma la conversione al cattolicesimo di Enrico III di Navarra pose fine alle sue ambizioni.